Ford oggi ha rivelato per la prima volta la nuova Fiesta Restyling. Nuovo stile, più tecnologia ma propulsori ibridi mild a 48 volt invariati. Cominciamo dai propulsori elettrificati, li abbiamo già conosciuti nel nostro test drive su Fiesta Hybrid e se volete dargli un'occhiata trovate il link in alto a destra o qua sotto in descrizione. Il funzionamento rimane lo stesso, il boost elettrico di potenza supporta il motore termico in fase di accelerazione garantendo al contempo i vantaggi fiscali dedicati alle ibride. Il motore 1000 EcoBoost Hybrid della nuova Fiesta è disponibile con potenze di 125 e 155 cavalli, abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Per chi non vuole però acquistare l'ibrido rimane in gamma il motore Ford EcoBoost 1000, offerto con 100 cavalli e cambio manuale sempre a 6 marce. Volendo però, chi vuole l'automatico potrà andare sul 125 cavalli e avere in questo modo il power shift a doppia frizione. Il nuovo stile esterno di tutta la gamma include un design del cofano che aumenta l'altezza del muso e che è poi combinato con la calandra frontale più ampia. A confronto con la precedente Fiesta, i fari sono più sottili di prima, modificando la presenza su strada. Queste modifiche sono sicuramente dettate anche dalla necessità di avere maggiore protezione in caso di impatto nei confronti di un pedone, ma comunque vanno a modificare radicalmente anche la presenza su strada. Il badge Ford ovale blu è ora al centro della calandra, anziché sul bordo del cofano, contribuendo così a una maggiore riconoscibilità del marchio. Anche i nuovi fari LED di serie contribuiscono al linguaggio di design moderno e sicuro della nuova Fiesta, con un elegante design orizzontale, mentre le luci posteriori a LED che sono disponibili sono completate con una finitura esterna premium black. I fari LED standard incorporano luci anabbaglianti, abbaglianti e diurne a LED per una visibilità migliore. Inoltre sono disponibili Matrix LED sulle versioni più accessoriate e possono adattare il fascio luminoso in base allo scenario di guida. Una soluzione rarissima nel segmento, disponibile come potete vedere sul nostro configuratore, per ora su poche altre auto, come Opel Corsa e Volkswagen Polo. Sulla nuova Fiesta viene introdotto un quadro strumenti digitale TFT da 12,3 pollici, completamente configurabile, che offre ai conducenti la possibilità di personalizzare e dare priorità ai display delle informazioni, comprese le notifiche di navigazione. Questa soluzione l'abbiamo già vista anche su Ford Puma, ad esempio, e su Ford Focus. Trovate le recensioni in alto a destra o qua sotto in descrizione. Nuova Fiesta, tra l'altro, aggiunge il Wrong Way Alert a una suite di tecnologie avanzate di assistenza alla guida. Questo sistema, tramite la lettura dei cartelli stradali, può indicare se si è presa contromano una strada, aumentando ovviamente la sicurezza per sé e per gli altri. A questo si aggiungono altri sistemi già conosciuti, come il Blind Spot Information System, con Cross Traffic Alert e Active Braking. Presente anche l'aiuto di mantenimento in corsia e oltretutto la frenata d'emergenza automatica, ormai diffusissima. Ford ha aggiunto poi sui modelli dotati di SYNC 3 un dispositivo chiamato Rear Occupant Alert, progettato per aiutare i conducenti a evitare di lasciare bambini o animali domestici nel veicolo. Vedremo se la nuova Fiesta sarà diversa anche alla guida in un test drive specifico prossimamente, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere tutte le nostre prossime recensioni ed approfondimenti. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa Fiesta, al prossimo video, ciao!